Bentornati cinetti di questo canale Planet, sono sempre Victor Laszlo 88. Allora, come potete vedere alle mie spalle ancora non c'è la solita sala cinematografica, perché per vari impegni questa settimana non sono riuscito a utilizzarla, quindi mea culpa, ma da settimana prossima tornerà in bomba. Dunque, oggi voglio parlare di un film che non mi incuriosiva più di tanto, anzi, proprio non mi interessava, ma l'ho visto per completezza. Mi riferisco ad una pellicola del 2016 per la regia di Mike Thormeyer e Galen T. Chu, ed è L'era glaciale in rotta di collisione. Perché non ero minimamente interessato a questa pellicola? Perché a me personalmente il brand dell'era glaciale ha rotto le palle. Aveva senso fino al terzo capitolo, già il quarto, Continenti alla deriva, non mi era piaciuto, sì, aveva il merito di inserire personaggi nuovi, anche abbastanza interessanti, per l'amor del cielo, però l'avevo trovato veramente troppo puerile e non c'era la sostanza che avevo avvisato invece nei capitoli precedenti. Il terzo si salvava perché introduceva il personaggio di Buck, che è veramente fantastico, ed è forse l'unico motivo per cui consiglierei di guardare questo L'era glaciale in rotta di collisione, nel momento che Buck torna ad essere un personaggio abbastanza centrale e le gag che lo riguardano sono fantastiche. Oltretutto, in lingua originale è doppiato da Simon Pegg. Io non ho mai guardato né il terzo, né il quarto, né il quinto, che sono i film in cui compare lui in lingua originale, e vorrei farlo solo per appunto per sentire la voce di Simon Pegg applicata a quel particolare personaggio. Quindi sono andato a vedere il film in una sala gremita di genitori con i bambini, perché era pomeriggio, bambini urlanti e schiamazzanti. Mi sono reso conto che, a differenza dei film della Pixar ad esempio, gli adulti erano abbastanza annoiati e solo qualcuno ogni tanto prorompeva in una risatina forzata. Certo, gli intenti delle due tipologie di film sono diversi, perché è vero che si tratta sempre di film animati, ma L'era glaciale è rivolto sicuramente a un pubblico più di ragazzini e bambini, mentre i film Pixar abbracciano un target ben più alto. Inside Out fa ridere il bambino e fa riflettere l'adulto, e lo fa anche divertire senza ombra di dubbio. Però quello che io recrimino a questo nuovo capitolo è che i capitoli precedenti erano leggermente più fruibili anche dagli adulti. Ora, è vero che io sono cresciuto, però non credo di essere cresciuto così tanto da non riuscire più ad apprezzare questo tipo di umorismo. Se io riguardo adesso il primo, e l'ho fatto poco tempo fa, rido perché ci sono delle cose che obiettivamente sono fenomenali. Il problema è che se tu porti un brand allo sfruttamento massimo, a un certo punto non avrà più nulla da dire. Mi sembra di assistere a quello che hanno fatto con La Valle Incantata, il primo film bellissimo, il secondo eccetera, poi arrivato al 180esimo magari le palle un po' ti cadono. Quindi, nonostante abbiano cercato in questo nuovo capitolo di inserire nuovi personaggi, manca proprio il mordente. Io non l'ho visto, sarà che nonostante sia il secondo film che questo accade, non riesco a digerire Manny con la voce di Filippo Tini. Per carità, Filippo Tini non se la cava male a doppiarlo, nonostante lo scelto che aveva combinato con Bane né il Cavaliere Oscuro Ritorno, ma lì non era proprio colpa sua, anche il missaggio sonoro che ha fatto veramente con il culo. Per questo personaggio Tini se la cava anche. Il problema è che però io ormai vocalmente Manfred, Manny, lo identificavo con Leo Gullotta. Non ho capito bene perché poi lui abbia smesso di doppiarlo, mi sembra per impegni sopraggiunti o forse si è rotto le balle, vabbè, sta di fatto che non lo doppia più. Mentre invece mi è venuta una paura fottuta, perché a Riccione, quando avevano presentato il trailer del film, avevo notato che la voce di Sid non era quella di Claudio Bisio. Io ho pensato, ma ti prego, se mi tolgono Claudio Bisio dal doppiaggio di Sid, davvero lo vado a guardare, ma rimango così per tutto il tempo, perché secondo me Sid ormai è talmente Bisio si identifica con Sid, e secondo me anche il contrario, capito? Quindi non ci riuscirei a vedercelo con una voce diversa. Ad esempio, Massimo Lopez nel doppiare Homer nelle nuove stagioni di Simpson non è male in sé, però dopo 20 anni che io sono abituato a sentire la voce di Accolla applicata per quel personaggio, logico che mi fa strano. Poi lì non si poteva fare altrimenti, perché purtroppo Accolla è venuto a mancare. Però il punto è che è proprio una questione anche di abitudine, cioè non c'entra neanche più la bravura, perché se togliessero Bisio
come doppiatore di Sid e mettessero un altro, magari professionista, che fa questo mestiere da 20 anni, può doppiare bene quanto vuole, ma è logico che un po' il naso lo storci per una questione proprio di abitudine. Siamo cresciuti con la voce di Bisio applicata al personaggio di Sid e la si vorrebbe ancora. Fortunatamente poco dopo il trailer avevano aggiunto una clip con Sid doppiato proprio da Bisio, che avvisava che stavano ultimando il doppiaggio e per questo nel trailer non c'era la sua voce, quindi gli ho tirato sospeso e gli ho detto meno male. Quindi diciamo che sarà anche forse per questa cosa magari di team, sta di fatto che il personaggio di Manfred non mi ha colpito come ha fatto negli altri film. È una cosa sciocca, me ne rendo conto, però comunque una volta che ti abitui apprezzi anche la sua performance, per l'amor del cielo. Però non lo so, forse quella, la voce di Gullotta ci stava decisamente meglio, ma doppiaggio a parte, che per il resto devo dire che è ben fatto, il film per appunto scade in quella puerilità esagerata. Ora dirò una cosa che magari suonerà impopolare: io personalmente non sopporto più Scrat e le sue cazzo di gag su lui che si deve tenere stretta la ghianda. Funzionava benissimo nel primo la cosa, nel secondo, nel terzo, nel quarto poteva essere simpatico il fatto che andasse ad Atlantide e che quindi combinasse casini. Qua lo mandano nello spazio, dopo un po' basta. Anche perché oltretutto io capisco che è un cartone animato, che se ci sono cose inverosimili le devi accettare, però qua secondo me si va un po' oltre l'idea di lui nello spazio che crea alcune catastrofi che poi vanno a incidere effettivamente nella storia. Non mi ha fatto impazzire, cioè a me piace Scrat perché è estemporaneo fondamentalmente. Sì, alcune volte quello che fa le sue disavventure si ripercuotono sui personaggi, ma qua hanno un pochino esagerato e forse anche troppo presente, nel senso che a un certo punto io penso che se lo avessero messo all'inizio e alla fine sarebbe stato uguale. Però ripeto, il target su cui puntano è fondamentalmente quello dei bambini e ragazzi, e i bambini quando vedono Scrat che si fa male con questa comicità slapstick che ormai è fin troppo abusata ridono, e se i bambini ridono vanno a vederti anche il film successivo, chiedono ai genitori di portarli a vederlo, quindi è normale che puntino anche su quello. Però il punto è che le gag che lo riguardano sono diventate veramente di basso livello. A un certo punto qua gli si infila la ghianda nel sedere, io gli dicevo sì, ho capito, ma va bene abbassare un po' il livello, ma così mi sembra un po' troppo. Cioè potevano studiarsi mille altre gag senza ricorrere a espedienti di questo tipo. Ma la cosa che mi fa incazzare è che in alcuni momenti il film diventa effettivamente interessante. Sono rari, ma ci sono ad esempio delle scene che coinvolgono citazioni affinché i bambini non possono aver visto, a meno che non abbiano genitori psicopatici che li sottopongono a tali visioni, e che quindi sono rivolte agli adulti perché sanno perfettamente che i bambini devono essere accompagnati dagli adulti, quindi hanno cercato di rendere il film in parte appetibile anche a loro. E effettivamente io in quelle gag ho riso tantissimo. Questo film non è da buttare completamente, la sufficienza la raggiunge alta anche, solo che il problema è che mi dispiace al momento che a me l'era glaciale è un brand che è sempre piaciuto, vederlo sfruttato in maniera così esagerata è un pochino mi causa dispiacere, perché comunque potevano tranquillamente inventarsi qualcosa di nuovo. Ormai siamo in un'era in cui cinematograficamente e non solo è più comodo realizzare sequel, reboot, remake e quant'altro che creare qualcosa di nuovo, perché tanto sanno benissimo che la gente questi film li andrà a vedere. Infatti ne sto parlando, io lo faccio anche perché comunque è quello che faccio su YouTube, io parlo di film quindi guardo tutto a poterlo fare, per cui non faccio testo. Tra l'altro il film non è stato accolto molto bene né dalla critica né tantomeno dal pubblico. Allora, di critiche che lo hanno stroncato in maniera esagerata ancora non ho lette, magari ce ne sono, però diciamo che bene o male sono tutte concordi nel dire che è un film che si lascia guardare ma nulla a che vedere con altri del brand. Già il quarto comunque, come ho detto, non era granché. Il pubblico non lo ha premiato perché negli Stati Uniti è andato abbastanza male relativamente agli incassi dei film precedenti, se non sbaglio è stato uno degli incassi più bassi del brand, se no addirittura il più basso, e comunque è uscito già da parecchio. Da noi è uscito da poco, ma nel resto del mondo è uscito già
da qualche settimana, se non erro. Quindi l'incasso ha fatto, ha incassato se non sbaglio 385 milioni di dollari a fronte di incassi nei capitoli precedenti che sfioravano anche gli 800 milioni. Quindi e questo su un dato che ho letto qualche giorno fa, magari nel frattempo quando uscirà il video sarà aumentato l'incasso, perché comunque sta macinando qualcosa qui in Italia. Non è che ci fosse molto altro di commerciale che potesse attirare un grandissimo pubblico. I carichi da 90 iniziano adesso, settimana prossima c'è Born, poi arriva Independence Day 2 che negli Stati Uniti d'America è stato un flop clamoroso, poi arriva Cerca di Dory, quindi gli spessi stanno arrivando. Quello che ho notato è che anche dal punto di vista registico, perché ormai per quanto riguarda il film di animazione si può parlare tranquillamente di regia, non c'è una grande ispirazione. Già nel quarto, secondo me, possiamo ravvisare un impegno registico maggiore, cioè l'emulazione delle inquadrature reali, come se si fosse impiegata una vera macchina da presa tangibile, le si poteva notare qua già di meno. Oltretutto ho notato un calo nell'animazione, magari sono io, non lo so, però mi sembra che abbiano risparmiato proprio sulla qualità tecnica. Mi è sembrato di vedere un film in cui non ci sia stato un impegno vero dal punto di vista proprio non solo di scrittura e di sceneggiatura, ma proprio da un punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'animazione, dello studio proprio anche degli ambienti, delle inquadrature. Non c'è niente di particolarmente suggestivo, e potevano tranquillamente mettere in gioco qualcosa di interessante. Al momento che si parla di meteoriti, si poteva mettere in inquadrature spettacolari. Non ne ho viste, nel senso che sembra che abbiano voluto inserire alcune quadrature che sembrassero veramente suggestive, ma di fatto non lo erano. Potevano fare molto, ma molto di più. Solitamente, quando si parla di brand come questi, c'è un progresso dal punto di vista proprio anche della grafica, no? A me sembra invece che ci sia stato un lieve regresso. Non sto dicendo che la grafica e la CGI sia scabrosa, per amor del cielo, però non lo so, non mi sembra che abbiano fatto questi passi da gigante che hanno dovuto fare in questi 15 anni. Se guardi il primo, delle differenze ci sono, per amor del cielo, ma neanche poi tante. Cioè, in tutto questo tempo magari qualcosa avrebbero sicuramente potuto tirare fuori, quindi non lo so. Da questo punto di vista sono rimasto effettivamente deluso. Da un punto di vista della scrittura ci si rende conto che si sono autofrenati, nel senso che il film poteva avere un potenziale anche abbastanza elevato, ma pare che si siano volutamente risparmiati, perché tanto il film doveva essere guardato da un pubblico di giovani, quindi evitiamo la profondità, evitiamo grandi messaggi, perché alla fine l'unico messaggio che io sono riuscito a ravvisare in questa pellicola è quello sulla famiglia, sul fatto che bisogna lasciare andare i membri della famiglia più che erano stati più piccoli quando diventano grandi, in modo da poter creare loro stessi una nuova famiglia. Ma è una cosa banalissima che non è stata trattata in maniera particolarmente ispirata, piuttosto preferisco come è stato trattato nel primo Hotel Transilvania. Alla fine non era tanto diverso da quello che vediamo in questo caso con Pesca e il suo ragazzo, quindi non lo so. Oltretutto non so chi sia bene la doppiatrice di Pesca, non mi pare sia nessuno di famoso, mi pare sia proprio una doppiatrice professionista, ma il suo doppiaggio mi è piaciuto, così come non ho apprezzato quello di Shira. Ecco, prima ho detto che in generale il doppiaggio ci poteva stare, questi due personaggi non mi hanno fatto impazzire, non lo so sinceramente, perché la doppiatrice Pesca ha questa S sibilante che per me è veramente fastidiosa. Però non so se Pesca abbia questo difetto di pronuncia anche nella versione originale, perché magari è caricata apposta perché il personaggio parla così, quindi non lo so. Però mi ha dato un po' fastidio perché non mi sembrava caricaturale, ma mi sembrava semplicemente la pronuncia della doppiatrice, e francamente mi cozzavo ogni volta che questa apriva la bocca. Però potrei sbagliarmi. E se la doppiatrice non era professionista, non so di che celebrità si tratti, perché sinceramente non l'ho mai sentita nominare prima. Diciamo che l'era glaciale è uno di quei brand che si sono stabilizzati, hanno i loro doppiatori di fiducia, un po' come in Madagascar, e continuano con quelli. Più che altro nella versione originale inseriscono sempre nuove voci famose, nella versione italiana meno. Timi
lo hanno inserito, non so se più come guest star o perché proprio piaceva il suo timbro vocale, però vabbè, non saprei dire. Sta di fatto che francamente questi due doppiaggi in particolare, quello di Scia e quello di Pesca, non hanno fatto impazzire. Prima parlavo del personaggio di Bacca, allora forse hanno un po' esagerato con le sue stranezze, però il personaggio così e il momento in cui compare in questo particolare capitolo mi ha fatto morire da ridere, perché canta una sua versione Largo Factotum che mi ha spezzato in due. In quel momento lì, ecco, le animazioni di Bach, quelle sì che mi sono piaciute, perché lui è un furetto, quindi è sempre nervoso, si muove di continuo in maniera rapidissima. Quello mi è piaciuto, e anche le animazioni del personaggio del Lama, il Shang-Lama, ecco, quelle mi sono piaciute, perché lì proprio hanno giocato sulla rapidità dei movimenti, ed è per questo che mi incazzo, perché per il resto non ho trovato niente di particolarmente interessante da quel punto di vista. Quindi, se hanno potuto fare proprio personaggi, potevano realizzare molto meglio anche le ambientazioni, tutto quanto. Non... E poi anche il fatto che hai un'ambientazione spaziale, cazzo, ma sfruttala, qui non lo hanno fatto. Poi, quello che conta in un film come questo è naturalmente la comicità, la capacità di divertire insieme ad una storia che sia accattivante. Come ho detto prima, la comicità qua è volutamente puerile, quindi effettivamente hanno raggiunto il loro obiettivo, perché i bambini in sala si divertivano tantissimo, però il mio cuginetto, che ha 6 anni, ride come un matto se gli metto sul DVD un film della Dingo Pictures. Quindi i bambini fondamentalmente ridono quasi a qualunque cosa un po' buffa che sia animata e che sia proiettata sul piccolo o sul grande schermo. Quindi non è poi così difficile far ridere un bambino se comunque hai un minimo di abilità, e direi che la Blue Sky di abilità ne hanno. Quello che dico è che potevano semplicemente cercare di tornare agli antichi fasti. Se non lo hanno fatto, io non credo che sia perché sono diventato incapace all'improvviso. Semplicemente l'era glaciale è un tipo di brand che ormai è stato veramente, ma veramente spremuto come un limone, fino a che ormai proprio non escono alcune goccioline, e mi chiedo vivamente che cazzo vogliono fare con il sesto capitolo, nel senso che a quanto ho capito vorrebbero realizzare un altro film che dovrebbe uscire nel 2019, però secondo me dovrebbero pensarci un po' meglio, perché comunque questo non è stato quel gran record di incassi, non è stato un flop a livello diciamo economico, perché fondamentalmente sono rientrati nelle spese. Il film adesso non mi ricordo bene quanto è costato, comunque con un guadagno di circa 400 milioni sono riusciti tranquillamente a recuperare quello che avevano speso per realizzarlo, senza ombra di dubbio. Quindi se si accontentano di questo va bene, però a questo punto, fossi loro, io farei una sorta di esame della situazione e mi renderei conto che il brand ha bisogno di una rinfrescata. È per questo che io spesso volentieri storco il naso quando vedo la Pixar che si butta sui seguiti, perché molto spesso i seguiti Pixar non sono particolarmente brillanti, ma ci sono le eccezioni. Ad esempio, io Cars 2 e Cars 3 non li ho sopportati. Non mi aveva fatto impazzire neanche il primo, lo ammetto, però non li avevo apprezzati. Però va detto che Toy Story 3, secondo me, è uno dei film migliori della Pixar, quindi ci sono anche le eccezioni. Ho visto i primi 20 minuti di Alla ricerca di Dory a Riccione e mi erano piaciuti. Quindi diciamo che riescono magari bene, però preferisco quando si buttano su qualcosa di originale. Ho notato che la Pixar negli ultimi anni qualche seguito lo ha buttato, poi hanno annunciato Gli Incredibili 2, Toy Story 4, per l'amor del cielo, se riescono a fare qualcosa di buono va anche bene, come anche Monsters University, carinissimo, mi è piaciuto tanto, però secondo me non era a livello di tanti altri film Pixar decisamente più originali. Poi quello era un prequel e non un sequel, però comunque non era un film originale, ma partiva da qualcosa che era già stato creato. Quindi già non mi fa impazzire quando lo fanno loro, che comunque secondo me sono lo studio migliore per quanto riguarda l'animazione. Al momento si sta parlando di animazione comunque di un certo tipo, no? Quella più commerciale, occidentale, quindi non tiene in ballo i Ghibli e quant'altro. Io parlo di questo tipo di animazione rivolta a un pubblico molto ampio.
Quindi la Blue Sky, la DreamWorks, sono tutti studi secondo me validi, ma che non è che possono mettersi poi così tanto in competizione. La DreamWorks ha realizzato pochi film che possono realmente essere paragonati a quelli Pixar, e secondo me Dragon Trainer 2 ad esempio è uno di questi. Quindi non lo so, sinceramente non capisco perché alla Blue Sky hanno fatto una cosa del genere. Ad esempio, hanno realizzato il film di Peanuts, che secondo me era carinissimo, che è uscito lo scorso anno, e lì c'è stato un impegno incredibile. Era una cosa comunque, sì, tratta da un brand dei personaggi che già esistevano, però era un film comunque tutto nuovo, non era qualcosa, non era il seguito di qualcosa, era un tentativo di realizzare un lungometraggio tratto da un prodotto che si basava comunque sulle strisce, su storie estemporanee. Anche i cartoni animati degli anni 70 comunque erano strutturati come se fossero delle lunghe strisce, no? Capito? C'erano varie storyline che proseguivano ogni puntata, ma di fatto erano come degli episodi labilmente collegati tra loro, quindi era una cosa particolare. C'è stato anche uno studio di nuove tecniche di animazione, quindi questo 3D che si spacciava per 2D, c'era stato un vero impegno tecnico che io avevo apprezzato. Qua invece proprio hanno buttato fuori il compitino giusto per macinare qualche soldo in più. Le musiche, ecco, parliamo delle musiche. Le trovate non particolarmente entusiasmanti, non ci sono stati momenti di particolare pathos, quindi boh, francamente non lo so, non ci sono cose che mi hanno colpito, tranne quelle due o tre citazioni che secondo me erano geniali e che mi facevano capire che volendo il film poteva avere mordente, ma hanno scelto di lasciarlo come è venuto fuori. Hanno scelto di puntare sulla semplicità e sulla sicurezza, perché se avessero osato magari poi il pubblico non avrebbe gradito. Oltretutto, tornando per un secondo al doppiaggio, non capisco veramente per quale motivo continuano a tenere Lee Ryan per doppiare uno degli opossum, nel senso, mi spiego. Potevo capire all'epoca dell'Era Glaciale 2, quando effettivamente i blu erano famosi e Lee Ryan era leader della ragazzina un po' ovunque, anche qui in Italia. Già il fatto di prendere un personaggio pubblico che però non parla bene italiano e che dopo tutto questo tempo ancora non riesce a parlare un minimo bene italiano quando doppia, non aveva molto senso. Un po' come avevano fatto doppiare a Danny DeVito Lorax nell'omonimo film, anche nella versione italiana di Giulio, lui dice: ma perché hanno fatto doppiare a De Niro, a DeVito Lorax, che naturalmente parlava malissimo italiano, ma grazie, non è italiano. Adesso che blu non sono più famosi, adesso che di Ryan non se ne incula più nessuno, e probabilmente quando nomino questo personaggio il più delle persone dicono: chi? Che senso ha inserirlo ancora? Voglio dire, hai cambiato Leo Gullotta in favore di Filippo Timi, a questo punto cambia anche Lee Ryan, che tanto ormai non aggiunge neanche più il valore di staccare più biglietti. Che cazzo me lo tieni lì, che veramente quando parla io e lui dice: ma che cazzo ha detto? Cioè, non capivo cosa minchia dicesse, veramente. Ma per forza, poverino, non è italiano, cioè è un inglese che non parla italiano, che non è abituato probabilmente a conversare in italiano, che ha chiamato a doppiare in una lingua che non conosce. Cioè, è anche miracoloso che quest'uomo continui a doppiare il personaggio della versione italiana dell'Era Glaciale. Io quando l'ho sentito ho detto: ma ancora questo qui, ma basta! Quindi boh, scelte di marketing che non capisco, cioè davvero, cioè non è marketing, perché è come prendere il barbone all'angolo del supermercato e chiamarlo a doppiare, cioè la valenza ormai è la stessa, perché comunque chi cazzo se ne incula più di Ryan a livello di spettacolo, non ha più peso, non ci sono più ragazzine che vanno a staccarti il biglietto perché c'è Ryan che doppia lo boss, capito? È questo che non riesco a capire, siccome crei solo confusione perché uno dei due personaggi parla in maniera che non è neanche buffa, perché a questo punto, se vuoi farlo parlare in maniera buffa, prendi un doppiatore che ti scimmiotti l'accento inglese, allora lì potrei ancora capire, ma così proprio alcune frasi risultano davvero incomprensibili, quindi boh, non capisco sul serio, proprio il senso a livello pratico non c'è. Però vabbè, e quindi è un film che comunque, ripeto, non è da buttare, perché i bambini si sono divertiti, alla fine la storia non è così brutta, però certi personaggi potevano evitare di inserirli solo nel finale. Sid qui è un personaggio che
ha una sorta di storyline parallela che però viene fuori solo in alcuni momenti e potevano tranquillamente svilupparla molto di più. Potevano giocarci tanto, invece no, hanno deciso di giocare sulla questione di Manny, la moglie e la figlia, che secondo me era abbastanza noiosa perché era banalissima e non mi ha detto nulla. Avrei preferito più che altro vedere un po' di più la questione di Sid sviscerata. E mi è piaciuto invece il rapporto tra Buck e gli uccelli preistorici con cui è in conflitto. Quella cosa è stata anche abbastanza carina. Potevano sviluppare di più anche quella, a mio parere. Non lo so, ci sono tante idee che sulla carta sono anche interessanti, ma che rimangono lì. Non le hanno volute sviscerare, non c'è stata la volontà di ampliarle. E non capisco sinceramente il perché abbiano fatto una cosa del genere. Potevano tirare fuori del potenziale che invece è rimasto lì inespresso. E a me spiace sempre quando vedo cose di questo tipo, però tant'è, non ci si può fare molto. Quindi il mio voto per questo film è 6,5, nel senso che è un film d'animazione in sé, preso da solo, nella norma. Nel contesto dell'era glaciale è veramente meno che mediocre, sembra verso il basso, cioè non è sto granché. Poi so che in tanti non apprezzano in generale il brand dell'era glaciale. Io trovo invece che avesse il suo potenziale, che è stato sfruttato finché mai, fino a poi a produrre dei filmetti che sono dei film di animazione regolari, che non lasciano traccia nella memoria. Io non mi ricorderò neanche che cazzo ho visto momenti da 2 settimane, se ci ripenserò a questo della glaciale rotta di collisione. E per carità del cielo, non lo so, mandate in pensione Scrat, fategli fare qualcosa di nuovo, ma basta ste cazzo di gag con la ghianda che cambiano solo nell'ambientazione. Cioè, non fa neanche più ridere vederlo alle prese con la ghianda in un'ambientazione come quella spaziale, eccetera. Cioè, basta, davvero, non ce la faccio, vi giuro, non ce la faccio più a vedere questa roba. Sarà un problema mio, sarà un limite mio, ma davvero non riesco. Quindi, questo era quello che pensavo più in generale sull'era glaciale in rotta di collisione. Mi raccomando, scrivete un commento qui sotto cosa ne pensate voi invece, così creiamo la solita area di discussione. Vorrei fare un paio di minuti di spoiler, non che ci sia molto da spoilerare, però qualcosina nello specifico vorrei dirlo per far capire meglio che cosa non mi è piaciuto. Quindi io vi abbraccio, grazie mille per aver seguito fin qui, voglio tanto ma tanto bene. Noi ci vediamo al prossimo video, altrimenti se volete sapere la mia più nello specifico, spenza da 3, 2, 1. Allora, mi addentro subito nella questione Scrat. All'inizio del film lui trova questa astronave che lo porta in orbita e per tutta la durata della pellicola, a intervalli, lo vedremo combinare casini, la ghianda che si teletrasporta, che gli confonde il corpo come se fosse il teletrasporto della mosca, che gli si infila nel culo. Dopo un po' la cosa è anche fastidiosa, oltretutto lui non fa altro che fare basta. Cioè, veramente. Poi dicono che sono irritanti Minions. Allora Scrat cos'è? Nel senso, alla lunga, che palle. Era divertente nei primi 2 film, già il terzo iniziava a essere palloso. Arrivati al 5º, basta, ma cambia le ste gag. Io capisco che devi arrivare anche al pubblico più giovane, soprattutto al pubblico più giovane. Però porca puttana, cioè davvero, dopo un po' non sanno neanche più loro che cosa inventarsi. Cioè è anche da ammirare che siano riusciti ad arrivare al 5º film a inventarsi ancora robe su sta minchia di ghianda. Però dopo un po' la cosa secondo me non attira più. Poi non lo so, magari ci sono persone che si guarderebbero gag sulla ghianda Scrat all'infinito, io non sono una di quelle. E quello che non mi è piaciuto, come dicevo prima, è che lui interferisce nel film abbastanza a caso, cioè con quello che c'è nel film, facendo delle idiozie, tipo ad esempio quando scatena la tempesta elettromagnetica sulla Terra, mettendo in difficoltà i personaggi. Capito? È tutto parte da un presupposto fin troppo assurdo. Cioè, la tempesta elettromagnetica è una cosa importante in quel momento, che deriva da una stronzata dello scoiattolino nello spazio. Per l'amor del cielo, è il contesto del film. Dovrebbe essere una cosa credibile in questo contesto, ma secondo me no, perché si è andati troppo oltre. Cioè, capito? Anche in un'era glaciale mi sembra veramente troppo assurdo che certe cose cruciali del film vengano causate dallo scoiattolo che fa casini con l'astronave nello spazio e che sbatte contro i pianeti come se fossero un flipper, capito? Mi sembra proprio che non sapessero più dove andare a parlare, l'abbiano iniziato a mettere cose assurde su cose assurde, arrivando ad un nonsense
che però risulta un po' troppo esagerato con il contesto che si è andato a creare. Non so se riesco a spiegarmi, però non lo so, mi ha proprio cozzato, cioè proprio non sono riuscito a sospendere l'incredulità in quel momento, nonostante stessi guardando un cartone animato e nonostante conoscessi il tipo di cartone animato. Mi è sembrato un po' troppo anche per un capitolo dell'era glaciale, un po' troppo over, un po' troppo assurdo. Poi magari sono io, per amor del cielo, vi dico la mia impressione, non mi ha fatto impazzire. E poi la questione di Manny e della figlia. Allora, la cosa della figlia che si vuole sposare, che se ne deve andare di casa, è una roba strabusata. Non l'hanno trattata neanche in maniera particolarmente originale, anche perché era talmente marginale che non c'era neanche il tempo. Oppure la questione di Manny e di sua moglie che hanno dei problemi perché lui si è dimenticato l'anniversario. Questa cosa cade all'improvviso, loro due non ne parlano più, non sembrano, cioè capito, ti lancio un sassolino per poi nascondere la mano il film in questo caso, con tante storyline, anche la cosa di Sid che non trova una bradipa, che viene lasciata dalla tizia con cui era uscito una volta sola, aveva avuto un appuntamento, insomma anche qua alla fine trovi la bradipa giovane e carina, ma sviluppala di più questa cosa, fammela arrivare prima la bradipa, anche quando la trova è tutto troppo rapido. Per l'amor del cielo, c'è la gag che richiama all'inizio di lei che dice vuoi sposarmi, io dice ma come, ci conosciamo solo 12 minuti, perché ci hai messo così tanto, carina con quello che aveva fatto lui all'inizio. Per l'amor del cielo, la gag è anche simpatica, però capito, non potevano metterlo molto prima nel film, potevano allargare questa cosa. Invece ci sono tante idee che però non trovano un vero e proprio sviluppo. L'unica che trova sviluppo è per l'appunto la questione di Manny, a cui non piace il fatto che la figlia se ne vada via con questo tizio che lui considera un imbranato, ma è una cosa, cioè proprio hanno sviluppato la cosa più noiosa che potevano sviluppare. Non mi ha minimamente attratto. La cosa che funziona di più, come ho detto, è Buck, perché Buck è completamente pazzo, ci sono delle gag assurde su di lui che tiene questa zucca come se fosse una bambina, lui che combatte contro questi avvoltoi preistorici, ci sta, ci sono delle battute che hanno fatto ridere. Ad esempio, quando uno degli avvoltoi sta perlustrando la zona e tra le varie cose che vede c'è questo roditore preistorico, anche lui, che sta piangendo davanti a questa pseudo statua della libertà che è crollata quando uno degli asteroidi l'ha colpita, e lì sono morto perché è la scena finale del Pianeta delle Scimmie negli anni 60, quello con Charlton Heston, no? Lui che dice maledetti! Quando scopre che si trova effettivamente sulla terra degli Stati Uniti d'America in un futuro distopico. Ecco, io lì sono morto perché non me l'aspettavo, e mentre guarda si vede questo roditore con la vocina modificata fa che sbatte a terra le mani disperato davanti alla Statua della Libertà mezza inabissata nella sabbia, e gli ha detto vabbè, qui è stata geniale. Oppure quando i due opossum, in seguito alla tempesta elettromagnetica, diventano l'uno somigliante a Albert Einstein e l'altro alla moglie di Frankenstein, che poi in realtà non è Albert Einstein ma è un po' lo scienziato pazzo alla Victor Frankenstein, solo che secondo me sembrava veramente Einstein, quindi era una citazione un po' così, però mi ha fatto ridere, capito? Ma e l'ho trovata simpatica. Ce ne sono anche altre disseminate nel corso del film che sono simpatiche, anche se decontestualizzate, però vabbè, meglio di niente. Quindi non lo so, mi ha dato tutto l'impressione di qualcosa che poteva essere sfruttato bene, ma che non è stato fatto, non perché non volessero, ma per, cioè, un po' perché ormai tutto era stato spremuto e quindi sta andando un po' alla cieca, ma poi anche perché forse dovevano raggiungere un certo tipo di pubblico e quindi non hanno voluto fare quello sforzo in più, quel miglio in più che gli avrebbe potuto realizzare un film con un po' più di cuore e di anima. Ripeto, questo film è un compitino, non è orribile, ma non è neanche bello, nel senso che funzionano alcune cose, però di fatto mi ha un po' annoiato. Io a un certo punto non vedevo l'ora che finisse, e lui che diceva sì vabbè, ma basta, perché non mi interessava granché quello che stava succedendo. Oltretutto non c'è stata, cioè c'è stata l'introduzione di alcuni personaggi interessanti, ma non c'è, a parte la bradipa e il lama, che fondamentalmente il lama è la versione pazza hippie di Buck, perché di fatto quello è. Non lo so, non capisco perché non abbiano cercato di sviluppare questi personaggi. Me li mettevi un po' prima invece che nel finale, e secondo me potevano funzionare. Era carina la cosa di questi personaggi che vivono nel meteorite, che sono tutti vecchi ma in realtà sono giovani perché il magnetismo di questi cristalli li mantiene vivi e giovani. Anche il fatto che alla fine la bradipa diventi giovane, riesca a mantenersi giovane e vada alla Sid,
loro giocano sulla battuta di lui che fa: ma come hai fatto a trovarmi? Come hai fatto a trovare la giovane? Non è importante, perché non te lo vogliono spiegare? Perché è una cosa assurda e dicono: non sappiamo come spiegare, un cartone animato non spieghiamolo, va bene, d'accordo, però non è un po' comodo così? Non lo so, sembra veramente che alcune cose siano nate casualmente mentre scriveva la sceneggiatura e le hanno tenute. Non lo so, lì è proprio quando non hai più idee, quando non hai più voglia di impegnarti, perché è più facile raccattare quello che viene fuori piuttosto che provare a fare qualcosa che sia veramente originale e divertente. Quindi non lo so, questa è l'impressione che il film mi ha dato. Quindi anche qui, nello specifico, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Erano giusto pochi minuti di spoiler, giusto per farvi capire cosa mi ha un po' dato fastidio e cosa invece mi è piaciuto. Quindi però appunto contrastate il vostro commento con dicitura spoiler, se ne fate, così non roviniamo la visione a nessuno. Io spero troppo, vi abbraccio ancora, grazie mille di aver ben seguito fin qui, noi ci vediamo al prossimo video.